Su Radio ISAV, tutti i mercoledì alle 10.15 c'è Io e Te, a cura del professor Santilli. E allora eccoci qui con il nostro prof Marco Santilli, con un argomento che abbiamo, in realtà abbiamo, lo posso dire, abbiamo switchato, perché abbiamo parlato tantissimo delle voci, abbiamo fatto ascoltare il nostro gioco, e a Marco subito, il nostro prof, si è illuminata un'altra lampadina, quella del linguaggio e la motricità, insieme. Ma, sì, ma sei tu che fai nascere queste idee, tu e Luca, ecco qua, siete meravigliosi, io rimarrei qui con voi per ore. Ma e noi vediamo. Siamo qui adesso a fare questa piccola puntata. Questa piccola puntata, sì. Non esageriamo mai, deve essere sempre leggera e interessante. Senza è una piccola lezione, come diciamo sempre. E quest'oggi allora indaghiamo un po' su come nasce la voce. Allora, linguaggio e motricità. Allora sì, parliamo un po' di linguaggio e di motricità, no? Ma i legami che ci sono interessantissimi. Facciamo degli esempi, no? Ma perché dobbiamo... Facciamo degli esempi proprio incredibili, vorrei tanto che le persone lo sapessero, no? Esistono, per esempio, nel linguaggio, alcune condizioni della motricità molto significative. Esempio, gattonare. Uno dice, ma perché gattoniamo? O non gattoniamo? Allora, gattonare vuol dire, per esempio, mettere in equilibrio un po' i due emisferi. Io gattono con la parte sinistra del mio cervello, muovo quella destra, con la destra la sinistra. E gattonando io porto in una situazione di equilibrio il lavoro dei due emisferi. Questo mi sarà molto utile quando il linguaggio nascerà e inizierà a nascere. Cioè per il rispetto delle due aree, che sono quella emotiva, amigdala, e quella, diciamo, motoria, ok? È vero che sono collegatissime tutte le... Una volta si pensava che fossero un pochino più distanti, adesso si sa che sono molto collegate, alcune funzioni sono sia a destra che a sinistra. Però per esempio tutto l'atto motorio, che è quello relativo al gattonamento, è molto importante. Prendiamo un altro esempio, quello che viene attraverso i neuroni mirror, i neuroni specchio. Noi tutti abbiamo avuto, per far nascere il nostro linguaggio, udito, ma anche questi neuroni che hanno osservato i movimenti delle labbra dei nostri genitori. Addirittura avere succhiare il ciuccio o meno è molto importante per lo sviluppo del linguaggio, quindi non esagerare mai, perché lo sviluppo dei muscoli risori, che sono questi appunto del sorriso, diciamo in parole semplici le labbra, sono fondamentali per la motricità e la dinamica e il ritmo del linguaggio. Tanto è vero che se voi, fateci caso, osservate i giornalisti televisivi, soprattutto le donne, che sono sempre più precise, molto più geometriche, no? Le donne muovono molto le labbra, il TG1, TG2, hanno sempre una motricità molto evoluta, non so se fate caso. E tutti coloro che hanno, per esempio, un disturbo del linguaggio, o anche una DSA spesso, hanno, perché c'è una comorbibilità tra le due cose, quindi si parlano spesso solo insieme, hanno una motricità piuttosto rigida, non dinamica. Quindi avere una grande motricità delle labbra, sentite, anche qui c'è una differenza, vuol dire avere una dinamicità, una fluenza, un ritmo del linguaggio molto penetrante in chi ascolta. Non solo, noi osserviamo il linguaggio dell'altro attraverso i movimenti dell'altro. Immaginate un bambino, quando nasce ha dei vocalizi, ha i primi movimenti, no? Poi cosa osserva? Osserva le labbra del genitore, osserva che queste labbra hanno, producono determinati suoni, e attraverso questi neuroni mirror imita. È un processo non solo imitativo, ma di assorbimento neuronale. È straordinario questo, no? Questa nascita del linguaggio estremamente legata al corpo mio, cioè, e altrui. È straordinario. Per esempio, anche il periodo di svezzamento, no? Ci sono degli studi straordinari, per esempio svezzare, non so, adesso non voglio in radio fare l'imitatore, però svezzare vuol dire che la mamma lo guarda negli occhi, emette quel suono dolce di chi sta dando questa pappina, no? Questo svezzamento, quel suono dolce con le labbra aperte è, a parte che è amore, quindi il linguaggio nasce attraverso un sentimento, un'emozione, ma è anche, come dire, guarda cosa devi fare per amare, per parlare, per comunicare. Cioè devi muovere le tue labbra. Ecco perché il cibo è una risorsa emotiva, è un fattore emotivo, è una dinamica emotiva straordinario, no? E con tutte le sue caratteristiche, poi anche negative, tutte le sue devianze. Questo, per esempio, fa capire quando si hanno dei problemi con l'alimentazione da dove arrivano.
arrivano sempre da un profondo stato emotivo, un disagio emotivo che parte di solito da molto lontano. Ricordiamo a tutti che il nostro periodo sacro, lo chiamerei, no? Che durerà tutta la vita, è l'infanzia e non è l'adolescenza. È vero, molto spesso dice dipende che adolescenza hai avuto, direi che infanzia hai avuto, e questo è molto molto importante. Perché quello è il punto di partenza. Il punto di partenza è un punto di resilienza. Se l'hai avuta molto serena, molto forte, molto amorevole, molto affettiva, affettuosa, molto viva, alle intemperie della vita resisti. Hai una sorta di hai delle fondamenta. Sì, una fondamenta talmente straordinaria. Questo vale anche per il linguaggio. Cioè, il linguaggio nasce nell'infanzia. Ora, non vuol dire che spesso parlare più tardi o parlare prima è un fattore genetico, è un fattore spesso, diciamo, no? C'è una costruzione del linguaggio che è anche genetica, ma anche della comunicazione. Ognuno di noi ha un modello comunicativo che è innato, sì, lo può coltivare, lo può migliorare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo vale anche per le lingue straniere, ci sono delle predisposizioni. Però la lingua straniera, per esempio, proprio è tipico, no? Io vado in un paese dove non conosco nulla di quella lingua e osservo i movimenti dell'altro, che sono anche semantici. Cioè, io osservo il movimento mentre raccolgo, che ne so, un libro, e questo signore in inglese va a nominare il verbo, il soggetto. Quindi io unisco il gesto alla semantica e nasce il linguaggio, il significato. Quindi il linguaggio è veramente ha un humus particolare. La motricità è importante, è molto importante. Tant'è vero che si dice sempre che gran parte del linguaggio è non verbale. E cosa vuol dire non verbale? Che attraverso i gesti noi esprimiamo linguaggio, idee, sentimenti, emozioni. Addirittura potremmo sentire i suoni anche senza avvertirli, perché il nostro corpo li osserva attraverso questi neuroni mirror, lo ripeto, e ne capisce addirittura il senso, come se sentissimo il suono di quel gesto. Quindi vedi, suono e motricità sono praticamente tutt'uno. È molto importante. Io, ecco, ne approfitto così, visto che sono in radio, e posso dire, quando io sono nella mia clinica e lavoro con i ragazzi che hanno delle problematiche di linguaggio, o semplicemente con chi vuole in una situazione di stress migliorare il linguaggio, io dico sempre: importante è mantenere il corpo in una situazione di pentagramma, come se il corpo avesse delle pause e dei tempi musicali, d'accordo? Non tanto il suono, sì, anche il suono, però ricordiamo che è il corpo che precede il suono. A tutti è capitato di avere un attimo di paura o di ansia, e sentite questa respirazione apneica, quasi soffocata, no? E lì il suono esce male, esce poco, non esce con una grande serenità. Quindi cosa arriva prima? Arriva prima il corpo, arriva prima il corpo che respira, e poi arriva il linguaggio. Quindi educare a una capacità di armonia nello spazio-tempo il corpo vuol dire iniziare a parlare. Questo è straordinario, no? Ed è veramente qualcosa che bisognerebbe anche ripetere spesso, perché i gesti della mano, per esempio, i gesti della mano sono circolari o rotatori. Non dovremmo mai essere troppo fermi. Anche la nostra area verbale, che è quella dove comunque le idee vanno a confluire per essere espresse, se sente movimenti e dinamica, diventa molto più forte. Molto spesso ascoltando musica scriviamo meglio e pensiamo meglio. Vi è mai capitato? Penso a tutti. Alcune volte anche nel silenzio, ma anche il silenzio è un suono, anche il silenzio è un suono. Comunque è sempre suono, ma è sempre come il tuo corpo è all'interno di uno spazio. Quindi il pensiero stesso è legato a una motricità e ad un suono. Questo è veramente molto interessante. Vorrei dire a tutte le mamme o papà che sono qui in collegamento con bimbi che parlano in modo un po' tardivo, di non preoccuparsi troppo, perché quello che conta è vedere cosa fanno. Se il bimbo mostra attraverso il linguaggio non verbale un'intelligenza straordinaria, cosa che spesso accade, bisogna stare serenissimi. Cioè, perché il bambino farà uscire prima o poi questo suo linguaggio. Non nomino tutti i parlatori tardivi che sono diventati ancora addirittura degli scienziati immensi, come Einstein, che ha parlato tardissimo, per esempio, no? Ma Marco, quindi un atteggiamento, una motricità maggiore può corrispondere poi in età adulta ad un atteggiamento maggiormente persuasivo nei confronti degli altri? Sì, assolutamente sì.
Un po' come i sofisti, sì, in filosofia, sì, no? Sì, 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 certamente sì, il tuo argomento è calzante, cioè la motricità diventa tutt'uno con il nostro linguaggio e diventa espressività e quindi diventa capacità di attrattività rispetto a ciò, ai significati che stai esponendo. Questo è molto rilevante. Bisognerebbe un po' educare tutti i ragazzi a farlo, perché molte prestazioni verbali, supponiamo un esame di maturità, sono anche legate a come tu esporrai. Sono anche legate a questo. Io che mi occupo da 30 anni di disturbi del linguaggio in modo, insomma, nazionale e anche internazionale, vi dico che tutto il linguaggio, tutta la cura di un disturbo del linguaggio, per esempio, è legata a un rapporto tra suoni, motricità, il tempo, lo spazio. E i ragazzi vedono come occupi lo spazio. Come occupi lo spazio. E i ragazzi sentono il proprio corpo parlare, senza più pensare a come parlo e a chi sono, ma a come mi muovo, a come sono dentro di me all'interno dello spazio. E quindi, Marco, c'è anche il concetto di armonia di una motricità che diventa suono. Questo è per tutti, però, Quindi anche l'espressione della propria personalità, cioè attestare la propria personalità. Sì, assolutamente sì, la propria personalità ha una carta d'identità che è la propria voce e anche la, come la si rende armonica all'interno di una sorta di partitura musicale che noi siamo. Noi siamo armonia, ma lo siamo anche a livello di tempi, di pause, di linguaggio. Lo siamo veramente. Siamo come il direttore d'orchestra che dirige noi stessi quando ci muoviamo. Quindi se noi vogliamo far sentire, diciamo, una metafora, la nostra sinfonia interiore, quella del linguaggio, dobbiamo dirigerci. Abbiamo il corpo per essere noi i direttori di noi stessi. Quando tu fai capire questo, hai fatto capire anche che hai bisogno di autostima, di autocontrollo, di tutto ciò che è in te una risorsa che devi soltanto tirar fuori. Se occorre qualcuno, è un bene. Certamente un'infanzia serena è già qualcosa che ti predispone a tirarla fuori. Ecco perché poi ci sono tanti costrutti dietro questo, no? Però ciò che dici è perfetto, cioè la tua personalità, il tuo mondo, il tuo modo di essere all'interno del mondo deriva molto proprio da questo rapporto tra la motricità e il linguaggio, che poi non è solo un rapporto, è un unicum. È un ingranaggio. È un ingranaggio, esattamente. Che poi, tra l'altro, quello che dici mi faceva pensare come si possa legare in maniera perfetta al personaggio che oggi abbiamo scelto per il nostro Lui Chi È, no? Sì. È un personaggio di un fascino tremendo che sapeva tremendo. Occupare lo spazio sì. perfettamente. Sì. Quindi sì. il suo fascino sì. deriva anche da sì. come si muoveva. Sì, 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 sì. Non solo, anche la capacità alcune volte di dirigere il proprio pensiero. Io questo lo insegno molte volte, è legata al tuo modello di tempo, perché il tempo che darai attraverso la motricità è il tempo del tuo pensiero, un tempo più regolare, un tempo più ponderato, e anche il tuo pensiero sarà un attimino meno istintivo e meno superficiale, no? Okay? È molto molto rilevante. Quando si parla di linguaggio non si parla solo di come parli, ma di come pensi, di come sei, di chi sei, ok? Molte cose. E soprattutto ognuno ha il proprio linguaggio, no? Io dico sempre, il linguaggio è come l'impronta digitale, cioè le nostre impronte digitali sono 7 miliardi di persone più o meno sulla Terra, siamo 7 miliardi di voci e di modi, di modelli diversi, però ecco, non parliamo mai troppo di disturbo o meno, parliamo di quello che si può fare per migliorare sempre. Questo è molto importante. Tra parentesi, come dire, l'ho sempre detto, all'interno dei disturbi del linguaggio, eccetera, ci sono cioè, i laboratori di ricerca del cervello, cioè perché è una devianza necessaria, cioè praticamente è qualcosa che porterà avanti il cervello dell'umanità. Questo è. Tant'è vero che, insomma, la follia, i disturbi, appartengono sempre a queste persone che hanno un po' cambiato la storia dell'uomo. Questo è interessantissimo, però adesso entriamo in un altro mondo. Altro mondo. E poi magari un giorno entreremo anche, prima hai fatto riferimento al silenzio, sì. a come possa essere fonte di ispirazione, come possa avere suono. Una voce, un grande sì. suono. È un grande suono, no? Il silenzio è, io diciamo, insegno ad ascoltare un po' il silenzio, le pause sono importanti, fermarsi un attimo, perché il linguaggio ha bisogno di pausa, anche il nostro corpo. Beh, Celentano lo insegna. Celentano lo insegna, hai fatto un esempio straordinario. E il fascino di Celentano è nelle sue pause, più che in quello che è dice. È nel non detto. È nel non detto. Questo esempio ci sta. Però il corpo, mentre parla, ha bisogno di un attimo di riposo. Quindi si rigenera e riparte. La pausa, gestita bene, con un senso proprio di controllo e di armonia, è
il linguaggio, è il tempo, è il suono che diventerà, ma è necessaria. Senza una pausa avremo, come dire, una nevrosi del linguaggio, impazziremo praticamente, no? Quindi quando insegnano a parlare velocemente, la gara chi legge più veloce, no? No, è un errore fatale che alza molto poi in tutti i bambini, per esempio, un'ansia terribile da prestazione che va contro tutte le forme invece di ponderazione, di linguaggio, di pensiero, di apprendimento. Ci sono delle dinamiche che la società ci impone che sono veramente contro, ed ecco perché insomma ci sono tanti problemini di linguaggio. Oggi la società è proprio frenetica. Ma crea anche gli stessi cellulari, gli stessi tablet dati in tenerissima età sono un piccolo problema. È vero che sono straordinari per la tua velocità di pensiero, eh? Cioè ci sono dei giochi che molti demonizzano, ma sono giochi che usati con parsimonia danno un alto valore cognitivo e strategico, però rispetto per esempio al linguaggio, che è relazione umana, che è motricità, io vedo come ti muovi e assorbo te e tu assorbi me e diventa suono in me, questo è carente. Ecco perché insomma c'è una fioritura di disturbi straordinari dei quali io mi occupo e di quali oggi volevo parlare, insomma, un po'. Beh, come avete ben sentito, con il prof Marco Santilli partiamo da un argomento e poi riusciamo a toccarne tanti altri. Ma questo altri. Sei tu, però, questa è la tua maestria. Sei tu che hai toccato la voce del silenzio del 1968, caro Marco, di Paolo Limite. Lo vogliamo ricordare, Paolo Limite ha scritto la canzone La voce del silenzio. Guarda, solo tu sai conosci questa. È vero, che Paolo è la voce del silenzio. Sì, comunque... quella portata al Festival di Sanremo del 1968 da Dionne Warwick, tra l'altro. Anche Mogol scrisse quel pezzo insieme, e poi l'ha cantata anche Mina. Vabbè, questa è un'altra storia. Marco, vogliamo aggiungere dell'altro oppure siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Io e Te? Proprio due cose che traggo dal mio libro, che sì. Dico, guarda, cos'è il linguaggio? Cosa manifesta il linguaggio? Il linguaggio manifesta il desiderio di vivere, di entrare nel gioco della vita. Questa è una cosa molto importante. E a proposito, voglio dire, visto che siamo a Radio ISAV e io nel cuore sia le famiglie SLA sia i nostri carissimi ascoltatori che hanno questa malattia, diciamo che proprio il linguaggio con loro e tra loro e tra noi e loro e tutto è veramente vivere, quindi è fondamentale. Poi comunica emozione, il linguaggio comunica emozione, cioè il corpo comunica emozione nello stesso modo il linguaggio. Il desiderio di gratificazione, attraverso le parole possiamo gratificare, ma essere gratificati è molto importante, sono quelle vitamine per l'anima fondamentali. Alcune volte abbiamo bisogno di stare un po' in silenzio da soli, però poi abbiamo una carenza alimentare nell'anima, no? Diciamo, beh, basta, fammi sentire qualcuno che parla e ci chiede, ci dice qualcosa, no? Questo è vitale. Poi, ecco, il desiderio di felicità nelle relazioni, questo è molto importante, non lo devo scoprire io, siamo animali sociali, questo, tutti i più grandi scienziati e sociologi e psicologi del mondo e neuroscienziati ne parlano, noi abbiamo bisogno di parlare, di linguaggio, e quindi è molto importante capire che abbiamo anche bisogno di muoverci e muoverci in un certo modo. Nella stessa educazione fra il bimbo, fra il ragazzo e i genitori e la famiglia e l'ambiente ci deve essere il rispetto al movimento altrui, questo è fondamentale, è come se noi dovessimo rispettare la parola di questa persona, il linguaggio di questa persona. E quando sono ragazzi che hanno disturbi del linguaggio, calma, fermi, ascoltarli nei movimenti, fare in modo che loro muovano il proprio corpo, ma questo riguarda anche tutti i malati che hanno una motricità che ha problemi, okay? Un piccolo gesto già linguaggio e può diventare suono. Quindi veramente c'è una unione tra i due mondi, no? Quello della motricità del linguaggio, straordinario, vitale, direi che proprio è la nostra vita. Anche perché, Marco, tu prima accennavi al bisogno di parlare di socialità, no? Al bisogno di ricevere altro linguaggio. Sì. Ci sono dei personaggi, delle persone che hanno bisogno degli altri per esaltare se stessi. Mi viene in mente un esempio, tutte le persone dello spettacolo, no? Certo, si esaltano se hanno un pubblico davanti. Certo, senza pubblico la cosa non è possibile. Cioè viene fuori il vero sé attraverso gli altri. Sì, sì, soprattutto nelle persone che hanno questo ego artistico. Io ricordo un'intervista a Vasco Rossi, cioè lui, sì, il disco, ok, ma lui deve soltanto salire sul palco perché l'energia che riceve da 200.000 persone
è qualcosa che fa sopravvivere la sua personalità, la sua anima artistica, probabilmente. Sì, lui come tanti altri, ok. Sì, sì, sì. Ma diciamo, a vari livelli, ognuno con la propria psiche, abbiamo tutti bisogno di un confronto verbale, ed è fondamentale questo scambio elettromagnetico di energia che fa parte proprio della nostra natura. Bene, questo era Io e Te con il prof Marco Santilli. Come sempre l'appuntamento lo diamo a mercoledì prossimo, ovviamente su Radio ISAV. Su Radio ISAV, tutti i mercoledì alle 10:15 c'è Io e Te, a cura del professor Santilli.